Icinose, vieni, andiamo via. Dai, senza neanche una cazzo finale dove si distrugge tutto. Quindi, è tornato tutto come prima, giusto? Ah, credo proprio di sì. Allora vuol dire che... finalmente è finita! Ah, grazie al cielo. Pare che il caso sia chiuso, per così dire. E a proposito, dov'è Sofia Icinose? Eccomi. Ottimo lavoro, ragazzi. Direi che questa missione è stata un vero successo. Sono felice che tu stia bene, Sofia. Ma dov'è Icinose? Doveva essere qui con me. Oh, bene, siete tutti sani e salvi. Anche tu, vedo. Sembra che siamo tornati tutti alla normalità. E non ricordano nulla di quel che è successo, dico bene? Esattamente, o almeno non ricordano degli eventi accaduti mentre non erano in possesso dei loro desideri. Capisco. Mi spiace tanto per tutti i guai che vi ho causato, ragazzi. Icinose. Vi chiedo scusa, ma per ora mi farò da parte. Ho molto su cui riflettere. Esatto, in teoria dovrebbe essere arrestata, però in pratica credo che non lo faranno perché non hanno prove tangibili, però ehi, chi lo sa. Ehi, sicura di voler stare da sola? Sì, tornerò a casa a Shibuya. Sono passati anni dall'ultima volta in cui ci sono stata. Per lungo tempo non è stato altro che il luogo dove nascondere tutto ciò che apparteneva al passato, ma ora sento il bisogno di tornare. Beh, ci vediamo. Ehi, ti devo arrestare. Col cazzo. Chissà se Icinose-san sta davvero bene. Ah, starà bene, ne sono certo. A volte capita che una persona resti intrappolata nelle parole dette dagli altri, finendo per dimenticare ciò che pensa di se stessa. Allo stesso tempo, le parole giuste possono essere un'ancora di salvezza per queste persone. Sofia, credo proprio che tu sia riuscita a farla ragionare. Devi soltanto darle del tempo per elaborare. Certamente, grazie Zenkichi. Beh, non per copiarle l'idea, ma devo salutarvi anche io. Cosa? Ma che fretta c'è, nonnetto? Noi della polizia non avremmo abbattuto un dio, ma perlomeno abbiamo trovato il colpevole di tutto questo casino e sventrato il suo piano. Possiamo dire che questi strani incidenti sono acqua passata ormai, e grazie alle confessioni dei monarchi siete tutti scagionati. Questo significa che il nostro accordo è giunto al termine. Oh, che tristezza. Che significa? Non dire queste cose tristi, Zenkichi! Siamo comunque una squadra. Avanti, amico. Hai già dimenticato che vi ho avvicinati soltanto per usarvi? Sì, ma non avevi altra scelta. Se non altro, sei stata la nostra risorsa più preziosa. Sì, abbiamo un grande debito con te, Zenkichi. Soprattutto coi tuoi attacchi divini, porca troia. Grazie. Sapete, è stato davvero bello conoscervi tutti quanti. Se devo proprio dirla tutta, all'inizio ero invidioso di voi. Visto che nel mio lavoro si sprecano un sacco di energie per ottenere qualcosa, i risultati che portavate a casa mi sembravano alquanto scorretti. Mi ha dato davvero fastidio per un po'. Zenkichi. Ma alla fine, non solo siete venuti in mio soccorso, ma avete letteralmente salvato la vita da cane. Ciò mi ha aperto gli occhi e mi ha mostrato quello che dovevo fare, quello che avevo perso di vista negli anni. Immagino che il mio cuore sia stato risvegliato prima ancora che me ne accorgessi. Il sentimento è reciproco. Anche tu ci hai insegnato molto, sai? Come le sfide che bisogna affrontare se si cerca di vivere secondo i propri ideali. Così come le pene dell'essere genitori. Ottima osservazione, ma in queste cose si può trovare tanta gioia. A questo punto sono finalmente pronto per occuparmi di qualcosa che mi affligge da parecchio tempo. Parli di Owada. Esatto, non ho più motivo di trattenermi, so quello che devo fare. Andare a menarlo. Quello che devi fare. Buona fortuna, allora. Sì, in bocca al lupo, nonnetto. Ricevuto. Ma non credo sarà l'ultima volta che ci rivedremo. Sono certo che presto i nostri cammini si incroceranno di nuovo. Lo spero anch'io, anzi no, ne sono sicura. Però fatemi un favore, la prossima volta che ci incontreremo fate in modo che non sia in una sala interrogatoria, ok? Ma se dovesse succedere qualcosa, contattatemi pure. Giuro che farò il tutto il possibile per aiutarvi. Oh, che bello. Abbiamo la sorella di Makoto che è avvocato, lui che è poliziotto. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Contaci. Ci vediamo, ladri fantasma. Anzi, no. Dannati marmocchi.
Ed ecco che se ne va. Sta per iniziare la grande battaglia di Zenkichi nel nostro mondo. Sono certo che se la caverà. Noi dobbiamo andare però. Già, la nostra casa dolce casa ci aspetta, insieme a una porzione extra large del curry di Sojiro. Sembra che il nostro viaggio sia finalmente giunto al termine. Oh no. Ci ho messo un sacco per finirla questa serie, ma mi dispiace finirla. Mi dispiacerà tantissimo. Rivediamo Sojiro, ti prego. Oh, che bello Sojiro. Siamo a casa. Ma come vi è saltato in mente di tornare in ritardo di un giorno? Non mi avete nemmeno chiamato per avvertirmi. Scusa Sojiro, abbiamo dovuto combattere un dio enorme per sconfiggerlo e salvare il mondo dal lavaggio del cervello e... Diamine. Beh, almeno state tutti bene. Bentornati ragazzi. Oh, bentornato anche a te. Miau. È bello rivederti, non volevo farti preoccupare, è stato uno spasso. È bello rivederti. Spero vi siate divertiti. Sojiro, è stato fantastico, devo raccontarti tantissime cose. Ma ora sono esausta, voglio solo mangiare fino allo svenire del curry. Sojiro, curry. Me l'avevo già preparato, datemi solo un attimo per scaldarlo. Sojiro, sei un grande. Ah, l'aroma del caffè del curry. Questo posto sa proprio di casa. Caffè e curry, vuol dire che dietro al bancone c'è il capo. Mi sembra di averla già sentita questa voce. Oh, giusto, non ho mai avuto modo di presentarmi. Sono Sofia. Piacere di conoscerti, Sojiro. Sono Sofia, amica dell'umanità e membro dei Ladri Fantasma. Bellissimo. Tutti noi, Sofia compresa, ci siamo divertiti a parlare del nostro fantastico viaggio. Io voglio bene a Sojiro. Quella sera. L'avanza, giustamente. Hai raggiunto il tuo obiettivo con una flemma impeccabile. Nonostante ogni sorta di difficoltà, i tuoi legami e il tuo coraggio hanno respinto un'opprimente oscurità, splendendo lucenti per tutta l'umanità. Ancora una volta, ti sei liberato dalle catene del fato e hai afferrato il tuo futuro. Come risultato, il dio che molti desideravano è tornato nel vuoto. Alcuni saranno persi senza di esso, privi di speranze a cui aggrapparsi. Sia come sia, credo che l'ardente volontà da te custodita durante il tuo viaggio sia ora radicata nei cuori degli esseri umani e fiorirà in una speranza per loro proprio quando più ne avranno bisogno, così da poter affrontare le loro sfide con forza e grazia. Ti ringrazio, Trickster. Porto anche le lodi del mio maestro in sua vece. Sei stato un ospite davvero ragguardevole. Sì, ma perché non c'è Igor? Perché? Che i nostri cammini possano incrociarsi di nuovo un giorno. Fino ad allora, sogni d'oro. Che cosa triste. Oh, manca un giorno a fine agosto. No. Quest'estate pazzesca ci ha fatto penare un bel po', ma la nostra missione è stata un successo e abbiamo creato dei bei ricordi insieme, quindi... Kanpai! Diamoci dentro con i festeggiamenti! Wow, applauso, applauso! Oh. Perché era triste lui? C'è qualcosa che non va, Ryuji, non sembra esattamente al top. Cavolo, non sono riuscito a chiudere occhio stanotte, il letto di casa mia è veramente scomodo. Ti capisco, i nostri corpi si sono abituati al Feather Mobile ormai. Anche a me capita di provare nostalgia per la Feather Mobile. Perché cambiarle il nome se non ce l'abbiamo neanche più? Non si chiamava Phantom Mobile? Beh sì, almeno per un po'. Comunque sembra che nessuno, a parte noi ladri, ricordi cos'è successo alla Tokyo Radio Tower, proprio come l'ultima volta. Oh, che palle! Considerato che abbiamo messo le chiappe in gioco e tutto il resto. Sorveglia la società dall'ombra e sconfigge il mal segreto. Devo dire che sembra allettante. Beh, sì, ma non ti farebbe piacere un minimo di riconoscimento ogni tanto? Sei tipo dell'ammiratrici e roba così. Ne ho fin troppe. Oh mio Dio, è Ryuji! Non da te! E come attore fai pena! Però abbiamo passato dei momenti indimenticabili insieme. Non avrei desiderato niente di meglio.
Anch'io, ogni momento ha rappresentato una nuova esperienza, è stato bellissimo. E possiamo dormire sonni tranquilli, visto che abbiamo fatto il possibile per aiutare. A breve non ci saranno più questioni irrisolte. Ehi, il nonetto sarebbe stato un'ottima aggiunta al nostro festeggiamento, eh? Scommetto che avrebbe detto di essere ancora troppo impegnato a dare la caccia a Wad per poter festeggiare. Quindi, noi facciamo festa mentre Zenkichi si fa ancora il mazzo nel caso? Mi sento un po' in colpa. Forse perché ti sei ricordata che la scuola ricomincerà presto. E questo non vale neanche per tutti voi. Ah già, ora che ci penso. Quando è che torni a casa, Phoenix? Domani. Davvero? Il tempo è davvero volato via. Torneremo, non vi preoccupate. Beh, ovvio, e torna presto, ok? Sofia, tu andrai con loro? Certo. E se dovesse fiutare delle prigioni della sua città? Come se potesse mai succedere. Adesso che me lo fai notare, chissà come mai Sofia era nella prigione di Shibuya fra tutte. Ottima osservazione. Perché Ichinose ha detto che lì aveva buttato tutte le cose del suo passato, quindi è probabile quello. Beh, in effetti Ichinose aveva detto di essere di Shibuya. Esattamente. Forse Sofia si trovava a casa sua in principio. Così, quando Emma ha rivelato l'esistenza di Sofia dal metaverso, quella cognizione... sono tutte ipotesi. E anche se fosse andata davvero così, sarebbe comunque una sorta di miracolo. Già che ci siamo, Sofia sembravi un po' distratta dopo aver sconfitto il Demiurgo. È successo qualcosa? Oh, quello. Ho sentito la voce di Emma. Vuol dire quella che solo tu potevi sentire? Sì, mi è stata fatta un'ultima richiesta. Segui il tuo cuore per salvare l'umanità. Emma ti ha chiesto questo? Se fossimo stati in grado di trovare un accordo, forse Emma avrebbe potuto seguire le orme di Sofì invece di essere distrutta. Credo che questa sia la prova del vero potere dell'Adri Fantasma. L'intelligenza artificiale non è nemica dell'umanità. Siamo nate per aiutare le persone. Ma come le persone siamo capaci di errori di valutazione e possiamo anche allontanarci dalla retta via. I nostri utenti, i loro input, la loro esperienza, tutto questo ci plasma e ci porta ad assumere un gran numero di ideali. Beh sì, vi evolvete in base alle richieste alla fine. Se solo Emma fosse cresciuta imparando da un buon amico. Allora perché non ordini a te stessa di mostrare agli altri come si fa? Cosa? Dato che sei un'ottima amica dell'umanità, puoi essere un esempio positivo di come umani e le IA possano collaborare. Non riesco nemmeno a immaginare quanta gente potresti aiutare così. Ti sosterremo noi. Grazie a tutti. Oh, ma non posso uscire da questo cellulare. È un peccato. Dovrò attendere prima di essere d'esempio ad aiutare tantissima gente. Non avere fretta, Sofia. Ho creato qualcosa di ultra epico. Ah, basta, sta diventando tutto troppo deprimente. È una festa, giusto? E allora festeggiamo. Forza Yusuke, io e te, gara di bevute di soda, ora. Non so se siamo pronti per questo. Che assurdità, credi davvero di poterne bere più di me? Ehi, vi conviene non far cadere niente per terra. Idioti, mi avete inzuppato di un pelo di soda. Non era esattamente la festa che avevo in mente. Vabbè, è già l'ultimo giorno. No, no. Che tristezza. Grazie tante per avermi rovinato i festeggiamenti, Ryuji. Ma è stato bello, sembra che ci siamo divertiti tutti quanti. Già, mi sono divertita anch'io. Allora domani i ladri fantasma si scioglieranno. Non abbiamo scelta, con la scuola e tutto il resto che ricomincia. Ryuji e Dian sono già abbastanza impegnati con i compiti. Credo che se la caveranno. Anch'io. E Yusuke, sono sicuro che sia pronto a tornare alle sue opere d'arte. Makoto e Haru torneranno all'università. Chissà com'è la vita lì. Sembra una vera seccatura. Non sembrano essere troppo scoraggiate dal canto loro. Certo, ogni tanto si sono lamentate, ma sembra si stiano divertendo, tutto sommato. E anche Futaba sembra essere diventata molto più forte, vero? A quanto pare non avrà alcun problema a farsi nuovi amici a scuola. Speriamo non un fidanzato. Ognuno ha trovato la propria strada. C'è qualcosa che non va?
Ecco, mi chiedevo quale fosse la mia di strada. Lo scoprirei presto, Sofia. Fino ad allora sei libera di restare con me, Phoenix. Non serve preoccuparsi. Grazie, ragazzi. Domani ce ne andiamo davvero. Sarebbe stato bello avere più tempo, ma dobbiamo riposare un po'. Oh no. È finita di nuovo. No, perché mi strappi di nuovo questo gioco dalle mani? Perché è finito? Oh no, già la scena triste. Beh, fate attenzione lungo la strada. Ci si vede, Phoenix, è stato davvero uno spasso. Facci sapere quando tornerai. Anche se dovessimo essere impegnati, lasceremo tutto per venire da te. Che cosa triste. Aspetteremo tue notizie. Tornerai per le vacanze invernali? Sai che potresti tornare prima, vero? La mansarda è tutta tua quando vuoi. Ti costerà solo qualche ora dietro al bancone. Stammi bene anche tu, Morgana. Lady Anne, anche se mi addolora abbandonarti, devo continuare a sorvegliare Phoenix. Ci si vede, Mona-chan. Dai retta al tuo padrone, ok? No, è lui che deve dare retta a me. E non sono mica un animale. Tieni d'occhio questi due da parte nostra, ok, Sofia? Ok, ci penso io. Ah, quasi dimenticavo. C'è qualche problema? Ho un regalo per Sofia. Un regalo? Proprio così, non ho avuto modo di dartelo ieri. Ah, un momento, Futaba, c'è un messaggio da parte di Chinose. Scusa il poco preavviso, ma possiamo incontrarci davanti alla stazione di Shibuya? Porta con te anche gli altri se puoi, prometto di non rubarvi troppo tempo. Bene, spero di vederti lì. Cosa avrà da dirci, Chinose-san? Non lo so, ma io voglio sapere qual è il regalo per Sofia. Certo che non me l'aspettavo. Andiamo ad incontrarla, Phoenix, sono curiosa. Ammetto che incuriosisce anche me. Voi avete da fare o potete venire? Ma certo, anzi, sembra la cosa giusta da fare. Sì, un ultimo viaggetto di addio insieme. Oh no, che... perché l'hai detto? Che triste. Porca troia. Ha detto di incontrarci qui, giusto? Sì, ma non la vedo. Forse siamo troppo in anticipo. Che ne dite se aspettiamo un po'? Ah, fa caldissimo, mi sciolgo. Tra 5 secondi evaporo. Potremmo provare ad aspettare in un posto che non sia direttamente sotto al sole. Ehi, un momento, guardate! E ora passiamo alle ultime notizie. Una svolta piuttosto scioccante nella scena politica. Poco fa è stato emesso un mandato d'arresto per il deputato Yun Wada. Le accuse contro il signor Wada vanno da corruzione ad evasione fiscale a... Ma è... Numerosi volanti della polizia hanno circondato l'ufficio dei rappresentanti, che al momento ci risulta essere in corso di perquisizione. Ci colleghiamo ora con la conferenza stampa della squadra investigativa in diretta dal suo quartier generale. Oh, Zenkichi? Ah no, è il capo. Abbiamo ottenuto prove che dimostrano come il signor Wada abbia accettato illegalmente dei fondi dalla compagnia Amadis. Sono in corso indagini aggiuntive sulle numerose altre accuse a suo carico, in particolare riguardo all'incidente stradale con l'omissione di soccorso di 2 anni fa, di cui il segretario del signor Wada si autoaccusò. Abbiamo scoperto come il vero colpevole fosse lo stesso Wada, messosi alla guida al proprio veicolo in stato di ebbrezza. L'insabbiamento del fatto ha coinvolto diversi altri funzionari delle forze di polizia, tutti arrestati con l'accusa di occultamento di prove. Non potrò mai scusarmi abbastanza per il palese e ignobile spregio per la verità e la giustizia da parte di questo dipartimento. Intendiamo andare fino in fondo con le indagini, non solo per il bene della giustizia, ma anche per i cittadini e la loro fiducia nella polizia. Wow, ma è tutto vero? Oh, e anche Zenkichi è contento, dai. Inoltre ci sono voci che sostengono come l'attività criminale del signor Wada si estenda ben oltre i rapporti con Madis. Si sospetta infatti che abbia ordinato l'omicidio del suo segretario 2 anni fa, così come... Ma quello! Zenkichi-san ce l'ha fatta! È finalmente riuscita a rincastrare la persona che inseguiva da tempo! 1-0 per Zenkichi! Sì, il nonnetto ce l'ha fatta! È veramente cazzuto! Finalmente i colpevoli sono illuminati dalla luce della verità. Ottimo lavoro! Sembra che non ci stesse trollando riguardo alle sue abilità. Non mi meraviglia che sia rivelato un'ottima aggiunta alla nostra squadra. Ha finalmente vendicato la moglie.
Già, proprio come aveva promesso Dakane. Non solo il killer è stato preso, ma è stato proprio lui ad arrestarlo. Sono così felice per Zenkichi-san. Ehi là, è da molto che aspettate? Eccoci qua. Ichinose-san. Ci ho messo più del previsto a compilare tutte le scartoffie alla stazione di polizia. La stazione di polizia? In realtà sono andata a costituirmi non appena abbiamo terminato la nostra conversazione. Lo sapevo, porca troia. Un momento, ma tu hai solo... È stato con noi ad abusare del potere di Emma. Se sei andata a costituirti per questo... Scatenare Emma sul mondo come ho fatto io avrebbe portato alla sua distruzione. Se non fosse stato per voi, so che è così. E non solo, è innegabile che io abbia direttamente danneggiato tutti voi. Ho pensato di meritare una punizione per questo, come minimo. Ichinose. Così ho confessato tutto alla polizia. Ma indovinate un po', non hanno creduto a una sola parola. Beh, non è la più credibile delle storie, in effetti. Ho persino provato a chiedere manforte ad Hasegawa-san. Lui si è solo fatto una bella risata. La polizia adesso è troppo impegnata per badare alle favolette. Sembra proprio una cosa che direbbe Zenkichi. Comunque, inizialmente pensavo di farlo una volta uscita di prigione. Ma credo di voler intraprendere anch'io il mio viaggio. Un viaggio, dici? Sì, mi servirà per comprendere meglio il cuore umano. Oh, pensavo davvero che Emma avrebbe guidato l'umanità verso un mondo migliore. Ma quando Sofia mi ha fatto cambiare idea, è stato allora che ho notato una cosa. Gli sguardi di tutti coloro che erano stati salvati da Emma sembravano freddi e spenti. Ma i vostri occhi, compresi quelli di Sofia, erano così ricolmi di speranza da far sì che li aprissi anch'io. Unendosi a voi, Sofia ha imparato molte cose sul cuore umano. Avete condiviso alti e bassi, vi siete sostenuti l'un l'altro nel momento del bisogno e avete imparato a capirvi a vicenda. Non so se sarò mai in grado di fare una cosa del genere, ma voglio incontrare tante persone in modo da comprendere a poco i meccanismi del cuore. Desideravo solo scusarmi come si deve con Sofia e tutti voi prima di partire. Mi dispiace davvero tantissimo per avervi causato tanto dolore. È acqua passata. Ha ragione, è tutto sistemato. Non siamo arrabbiati con te. Grazie. Ehi, Phoenix, anch'io ho una richiesta. Davvero, di che si tratta? Io, ecco, voglio andare con lei. Ecco appunto, voglio unirmi ai Ichinose. Eh? Cioè, vuoi accompagnarla nel suo viaggio? Avete fatto così tanto per me. Mi avete accettata quando non avevo un posto dove andare. Mi avete definito vostra compagna di squadra e amica. Mi avete dato una casa. Ero così felice, sentivo sempre un grande calore dentro di me. Ma ora tutti hanno trovato la loro strada, compreso Zenkichi. Grazie a voi ho imparato moltissimo. Ho persino trovato un cammino da seguire. Il cammino che devo intraprendere in quanto amica dell'umanità. Voglio essere in grado di dare una mano a chiunque si allontani dal proprio percorso, proprio come avete fatto voi. Voglio aiutare la gente a trovare la propria strada, in modo che sia felice. E se Ichinose sta cercando di trovare la sua, allora dovrei essere al suo fianco. Proprio come voi avete fatto per me, voglio diventare come voi. Così da poter diventare quello che voglio essere. Sofia. Vuol dire che ora dobbiamo dire addio anche a te, Sofia. Credo che adesso Futaba uscirà fuori col suo regalo, secondo me. Ma credevo che fosse confinata lì dentro. Ah, quello non è un problema. Sofia, ricordi la prima sera quando ci siamo conosciuti? La tua scansione completa alla mansarda delle Blanc? Beh, sono riuscita a lavorarci solo nei ritagli di tempo, ma da quel giorno ho lavorato a un programma per tirarti fuori di lì. Ah, cosa? Davvero? Ho provato a dirvelo anche parecchie volte, ma non immaginavo sarebbe stato un regalo di addio. Oh, Futaba. Sofia ha deciso cosa fare. Ha trovato il cammino della sua vita. Quindi dovremmo congratularci con lei e salutarla col sorriso, giusto, Futaba? Sì, hai ragione. Porca tre, mi sto intristendo anch'io. Sei sicura che sia quello che vuoi, Sofia? È palese che gli mancherai molto. Sì, è quello che voglio, ma prima ho bisogno di sentirtelo dire da te, Phoenix. Oh no. Posso andare con Ichinose? Se è questo che vuoi. Grazie, Phoenix. Oh no, mi sto intristendo davvero.
Scusate ragazzi, non sono riuscita a dimostrare quanto apprezzi ciò che avete fatto per me. Ehi, ma di che stai parlando? Sai che non è così che fanno gli amici. Già, gli amici e i membri del Ladri Fantasma. Ah, sarai sempre parte di noi. Niente potrà mai spezzare il legame forgiato da una posta in gioco così alta. Porca troia, non di nuovo. E non dimenticheremo mai i momenti bellissimi trascorsi insieme. Porca troia. So che sarai un'amica fantastica per Ichinose-san. Sofia, prenditi cura di te. Grazie di tutto. Oh no. Grazie. Scena, oh no, scena animata vuol dire che è finito. No. Arigato. Minna no koto, kono tabi no koto, watashi wa wasurenai. No, che tristezza. Mata ao. Ah, zettai na. Ok, zettai da. Dai. Oh no. Tesoro. Oh, la foto tutti assieme. No, i crediti, no. Che tanto lo so già che non è finita, perché ancora lui non li ha salutati e non se n'è andato. Oh no. Tutte le scene animate, poche tra l'altro. Allora, il gioco mi è piaciuto in fondo. A livello di gameplay è molto diverso rispetto a Persona 5. Ma questo è ovvio, cioè nel senso, questo gioco doveva essere preso in modo diverso da Persona 5 base. Questo era un tipo di gameplay che non avevo mai sperimentato ancora, non avevo mai provato questo tipo di gioco, e devo ammettere che non mi dispiace, è molto diverso rispetto a un classico gioco che giocherei di solito, ma non mi dispiace, cioè preferisco il combattimento diretto che un combattimento a turni, nonostante comunque i giochi a turni mi piacciono. Questo è stato un buon modo di giocare qualcosa di diverso, sinceramente. No, che bello le foto così, no! Voglio vederle tutte ora. Stiamo morendo di freddo. Oh. E quello che mi è dispiaciuto appunto è che hanno fatto poche scene animate, ma anche di interazione, cioè schermata nera, passaggio di tempo. Cosa che non mi è piaciuta tantissimo. Almeno in Persona 5 Royal che sia, o anche quello... Che bello, dai! Che sia, comunque, ti facevano vedere anche solo loro che camminavano, andavano in quel posto, in questo caso in spiaggia, che giocavano, che facevano le cose in spiaggia, era bello. Qua invece hanno fatto veramente poche scene animate, diciamo, e un po' mi è dispiaciuto. Dai, che bello questo! Ma mi chiedo, se queste qua dove si vedono le foto, sono in teoria le missioni secondarie che ci chiedevano tutti quanti, tipo con Yusuke che disegnava qua, era una missione secondaria. Quindi mi chiedo, se non l'avessimo fatto, adesso quella foto la vedremmo? Non lo so, vediamo. Lo scopriremo tra poco. Zenkichi che diventa un ladro fantasma, bellissima. Questa è stata una delle scene più belle, secondo me. Questa è stata il risveglio di Zenkichi e il risveglio effettivo di Sofia. Sono state, secondo me, due delle scene più belle di tutto quanto il gioco, sinceramente. Sincero. L'ultimo palazzo mi è piaciuto molto. Con Noe è stata un'ottima boss fight, secondo me. Ma proprio anche a livello di impatto è stata veramente figa. Soprattutto la parte lui contro Yusuke a spadate così. È stata veramente epica. Poi bello, quella spada laser mi è piaciuto molto. Il Bilbeken. Dai, che bella sta parte! Questa foto qua è bellissima! Mi chiedo se ci siano in alta qualità. Bello, tutti con lo yukata. Mi chiedo se ci siano in alta qualità, cioè a schermo intero quelle foto così. Sarebbe veramente bello. Sofia che viene presa sotto il controllo. Sofia che risveglia Pandora.
Ecco, questo è stato un po' un peccato. Il risveglio di Pandora è proprio nell'ultima parte e viene, diciamo, sfruttato poco. Però ti dirò che a livello fisico il boss finale non mi è dispiaciuto come aspetto. Non mi è dispiaciuto, poteva essere peggio. Poteva essere veramente peggio, invece è stato molto bello. Come aspetto, appunto, questa forma angelica mi è piaciuta molto. Oh, dai! No! Oh, il LeBlanc! Noi che ci siamo addormentati con Morgana, che bello! Zenkichi. Chi stanno aspettando? È Wada, sì, è Wada. No. Una nuova foto? No. È il primo che se ne va. No, che tristezza. No, di nuovo è finita. Fine. Oh, mi è piaciuto comunque. Guarda che bella sta parte. Loro due assieme. Oh no. Caricando questo salvataggio potrai continuare il gioco dal momento prima dello scontro col Demiurgo. Vuoi salvare? Certo. Ben fatto. Va bene, come ultimo commento. E niente, finito. Sono molto triste. Anche perché purtroppo non c'è tipo una galleria dove vedere i filmati. Non c'è niente da poter vedere le foto. Beh, signori, è stata una lunga strada, ci è voluto molto. È stata anche parte colpa mia che, diciamo che, non gli ho dato così tanto importanza come ho dato a Persona 5, lo voglio ammettere. Ma non perché non mi sia piaciuto in fondo, ma perché non riuscivo comunque a dirmi voglio andare avanti con tanta tenacia come sono andato avanti con gli altri. Però alla fine veramente mi è piaciuto molto. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per aver seguito ancora questa serie. Chissà se uscirà mai qualcos'altro su Persona 5, lo scopriremo. Signori, grazie a tutti e ci vediamo una prossima serie. Ciao a tutti.